La fossa delle Marianne è la depressione oceanica più profonda mai vista. Dopo la mia. Si trova a nord-ovest dell'Oceano Pacifico e a est delle Isole Marianne. Il punto più profondo per ora scoperto è di circa 11.000 km. Ma a quanto pare potrebbe esserlo ancora di più. Quindi è davvero molto profondo, ma molto. Non sappiamo moltissimo su quello che si trova là, ma se qualcuno provasse a prosciugare completamente questa fossa, cosa succederebbe? Vediamo di scoprirlo. Le fosse delle Marianne, come detto prima, sono il punto più profondo mai visto sul pianeta. Difficilmente la luce passa per questo abisso. La pressione raggiunta lì sotto è di quasi 1086 bar, 1000 volte più di quella normale rilevata nelle parti superficiali del mare. È come avere una gru di una tonnellata sulle spalle. E questo è uno dei motivi per cui ancora oggi non si è riusciti a esplorarlo completamente. Eppure sembra che esistano esseri viventi là sotto, come organismi unicellulari chiamati Xenophiforea, o come si pronuncia non lo so, scoperti per la prima volta nel 1863 da Henry Bowman Brady. Secondo alcuni dati, forme di vita simili possono esistere soltanto in quella zona, e quindi lo studio è possibile solo se si riuscirà un giorno ad arrivare a tali profondità. Ma non soltanto creature unicellulari, sembra che almeno l'80% della vita del nostro pianeta viva negli abissi più profondi del mare, in condizioni che nemmeno riusciamo a capire. Ci sono davvero tantissime creature di varie dimensioni, specialmente quelle grosse, che si nutrono di carcasse di squali o balene, che si trovano appunto lì dopo la morte. Nel 1960, Picard, un esploratore degli abissi e ingegnere, ha visitato il punto più profondo di questa depressione, ma non ha potuto vedere niente di che a causa della scarsa luminosità e delle condizioni tecnologiche molto arretrate. Nel dicembre del 2014 sono stati ritrovati dei tipi di pesci chiamati pesci lumaca a causa della loro viscosità, come quella delle lumache. A quasi 8.000 metri è stata ritrovata questa nuova sottospecie di pesce lumaca. Grazie a un processo chiamato gigantismo abissale, le specie in profondità sono molto più grosse di quelle sopra, vicino a noi, sempre in mare. Se prosciugassimo questa fossa delle Marianne, troveremmo un sacco di sottospecie che fino ad oggi non abbiamo mai scoperto, ma che avrebbero delle dimensioni mostruose, portando con loro anche molta paura. Ma non solo forme di vita nuove, anche tutti i cadaveri delle creature in superficie e la spazzatura dell'essere umano risalirebbero, perché non pensiate che la bottiglia che avete buttato ieri in mare sia scomparsa magicamente. Semplicemente si trova in questi abissi. James Cameron, famoso regista di fama mondiale, dopo la sua immersione da record nelle fosse grazie a uno scafo resistente ad alte pressioni, ha detto di aver visto anche un po' di borse di plastica in giro qua e là e alcuni pesci che le stavano mangiando. Molti pensano che le fosse delle Marianne siano molto vicine al nucleo del pianeta, ma non ci siamo nemmeno lontanamente vicini. Non troverete magma o lava o uno scenario come quello dei film. Questo perché il nostro pianeta è uno sferoide oblato, non una sfera perfetta. Eh no, non è nemmeno piatta. Comunque sia, se l'acqua sparisse completamente, verrebbero a galla anche moltissimi rifiuti nucleari. Sappiamo benissimo che ci sono molte leggi che ne proibiscono lo smaltimento in mare, ma in quanti davvero rispettano queste leggi? Più ne vengono buttate, più radioattività si avvicina al centro della Terra, e questo è uno dei motivi per cui potrebbe esserci un collasso del pianeta in qualche milione di anni. Però nessuno dovrebbe mai prosciugare le fosse delle Marianne, perché sembra si trovino vicino a un'area da cui provengono moltissimi terremoti estremi. Un'area così sensibile, se subisse delle mutazioni o comunque il minimo cambiamento, rischierebbe di devastare tutte le zone circostanti. Negli anni passati, moltissime sono le creature leggendarie trovate in queste zone. La veridicità di queste creature è ancora un mistero, ma ogni anno qualcosa di nuovo spunta fuori. E se prosciugassimo questa depressione potremmo forse scoprire il segreto del mondo, chi lo sa, svelare creature fino ad oggi inspiegabili, perché più una zona è vicina al mantello del pianeta, meno è consigliato il suo cambiamento, terremoti e disastri naturali potrebbero davvero distruggere tutto ciò che conosciamo. Voi cosa pensate che ci sia? Davvero rimarrà un mistero per sempre? Con questo concludiamo, mettete mi piace e aiutateci a crescere e alla prossima gente!